fare è posizionare tutti gli elementi. A queste immagini io ho tolto lo sfondo bianco se necessario. Faccio vedere come. Vado sulle mie foto, prendo l'ossigeno, adesso clicco sul pennello e vado su alfa istantaneo e passo dove necessario per togliere lo sfondo bianco. Quindi metto la mia immagine qui, facciamola più piccola, ecco. Allora, per avere questo effetto di triangolo giallo, praticamente ho ovviamente preso dalle forme di base, ho preso un triangolo e poi l'ho colorato di questo giallo un pochino più chiaro. Mentre per avere le linee più morbide, più rotonde, ho utilizzato questo elemento qui, questa linea un po' curva, appoggiando le estremità l'una all'altra. Una volta che ho appoggiato la linea, ho posizionato la linea dove volevo, clicco sulla linea, vado sul pennello e decido la larghezza. Per quanto riguarda lo stile, chiaramente la larghezza e il colore. Per posizionare gli elementi uno sotto l'altro o uno sopra l'altro, chiaramente cliccando sull'elemento e poi sul pennello disponi, mi dà la possibilità di spostare in primo e secondo piano le immagini. A questo punto devo inserire le animazioni e le devo inserire nell'ordine in cui mi servono, quindi comincio col fare apparire il sole. A questo punto clicco su sole, animazione, animazione in entrata e vado a scegliere luccichio, che in realtà me lo posso trovare anche in fondo, però ce l'ho qui perché l'avevo appena usato, quindi scelgo luccichio. Perfetto, adesso devo mettere l'animazione al triangolo. Metto animazione in entrata, scelgo iris, eccolo, una volta scelto clicco su iris, inizio con l'animazione 1 però con un leggero ritardo. Avevo dimenticato di animare, di controllare l'animazione del sole, perché deve partire, clicco sul sole, deve partire non toccando ma dopo la transizione, deve partire da solo. Quindi abbiamo messo il sole, il triangolo di luce, adesso dobbiamo animare le linee. A questo punto clicco sul fine qui, tocco la linea rossa, metto animazione in entrata e scelgo tracciamento linea. Esatto. Anche qui vado a ritoccare l'animazione e dico, lo faccio iniziare dopo l'animazione 2, mettiamo un leggero ritardo anche qui, ok, adesso tocco la seconda linea che è quella dell'acqua, animazione in entrata, metto sempre tracciamento linea. E adesso qui vado a cliccare e decido di farla partire insieme all'animazione 3, con l'animazione 3, perché sono due linee che si muovono insieme. Ok. Per finire devo animare la linea bianca.
clicco sulla linea, animazione in entrata, metto di nuovo tracciamento linea, che è questo, e cliccando qui decido che va a iniziare dopo l'animazione 4, perché è l'ultima linea che si muove, con un leggero ritardo. Bene, fine. A questo punto provo a vedere come è venuta, quindi clicco sul triangolino, adesso mi è andato su modifica, clicco sul triangolino e vediamo l'effetto. A questo punto devo esportare la mia GIF, quindi vado sui tre pallini in alto, clicco e vado su esporta, clicco su GIF animata, scelgo una qualità alta e qui, avendo una sola slide, faccio molto presto, non devo decidere altro che esportare, esporta. Clicco su condividi, salva l'immagine e qui mi va direttamente sulla mia galleria. Adesso vado a vedere la mia galleria, clicco ed ecco la mia galleria.